Buonasera a tutti e benvenuti all'Almanacco di lunedì 27 giugno. Siamo alla settimana numero 26, è il 178° giorno dell'anno, mancano 187 giorni alla fine dell'anno. Il sole sorge alle ore 4:36 e tramonta alle ore 20:16. La luna si leva alle ore 3:01 e tramonta alle ore 18:49. Oggi si festeggia San Cirillo d'Alessandria. San Cirillo d'Alessandria nacque in Egitto nel 370 e morì ad Alessandria d'Egitto nel 444. Fu il quindicesimo papa della Chiesa ortodossa dal 412 alla sua morte. La Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa lo venerano come santo. Accadde oggi. Nel 1967 entra in funzione a Londra il primo bancomat, mentre nel 1980 ci fu la strage di Ustica, che rimane uno dei misteri più irrisolti dell'Italia. I nati di oggi sono: nel 1934 nasce lo scrittore e poeta Alberto Bevilacqua, mentre nel 1914 nasce Giorgio Almirante, che è stato il fondatore e segretario del Movimento Sociale Italiano. Il proverbio del giorno è: chi più fa, meno fa. Grazie per averci seguito, io vi auguro una buona serata. Michele Folli per TG Parmense. Valtaro e Valceno, 17-18 giugno 2022. Passaggio di auto storiche. Rievocazione della mitica corsa automobilistica Mille Miglia. Per la prima volta una rievocazione della Mille Miglia attraversa sia la Valtaro che la Valceno nella stessa edizione. Venerdì 17, in arrivo da Roma e diretti a Parma, oltre 400 auto storiche hanno percorso la statale della Cisa e le scale di Piantonia in direzione opposta rispetto alle altre corse come la Parma Poggio. Anche se il raduno in città era fissato entro il tramonto, fino a sera inoltrata il pubblico non si è schiodato dai bordi delle strade, composto soprattutto da nostalgici delle vecchie signore, il tutto per non perdersi anche gli ultimi voli di ritardatari e prendere anche un poco di fresco in queste precoci giornate afose di fine primavera. Sabato 18 è stato Varano de' Melegari il centro della lunga sfilata, con prove su pista all'autodromo Riccardo Paletti e visite di rombanti ferraristi al Museo delle Auto Storico di Dallara. Suggestivo il passaggio delle quattro ruote dei borghi del Castello Pallavicino, sempre di Varano de' Melegari, per poi imboccare le salite della provinciale di Pellegrino Parmense in direzione Salso Maggiore e terminare la 4 giorni del circuito delle Mille Miglia edizione 2022 a Brescia, dopo aver percorso freneticamente quasi 2000 km di strade lungo la nostra penisola. Monte Barigazzo, 14 giugno 2022. A 78 anni esatti, l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Anteo Mainardi di Salso Maggiore, con la loro presidente Patrizia Mainardi, sale sul Monte dei Ribelli del Barigazzo per ricordare i luoghi di battaglia della 31esima Brigata d'Assalto Forni, fondata sul Monte Rigollo il 14 giugno 1944 per la riscossa della patria. Attorno al cippo a ricordo delle lotte partigiane.
Da questi monti e da questi paesi che tanto diedero alla resistenza, partì il grido di riscossa e ribellione alla barbarie nazifascista di uomini generosi, pronti fra i primi a tutto a sacrificare per il trionfo dell'ideale di pace, libertà, giustizia, vivi oggi come ieri, nelle popolazioni di queste valli nell'inverno 1943-44 al 25 aprile 1945. I comuni di Varsi, Bardi e Valmozzola, 26 luglio 1981. E della croce in ferro che sovrasta la cima sono stati intonati canti patriottici, guidati dalla chitarra del maestro Rocco Rosignoli. Come mai oggi siete qua, siete venuti, avete fatto questa scampagnata da Salso sul Monte Barigazzo? Esatto, perché il Monte Barigazzo è proprio una montagna che ha visto muoversi all'inizio proprio la 31ª Brigata Garibaldi d'Assalto Forni, che è la brigata che si è costituita nel febbraio-marzo sul Monte Rigollo, vicino a Salso, ma che ha incominciato ad operare proprio verso settembre-ottobre del 44, qui sul Monte Barigazzo e quindi in queste zone di Varsi, Valmozzola, Bardi e dove purtroppo sono caduti in combattimento anche diversi partigiani che noi ricordiamo sempre in tutte le ricorrenze. Per esempio la ricorrenza di Luneto che sarà a breve, il 14 di luglio, dove persero la vita 5 partigiani della brigata. E questo è stato veramente un appuntamento felice oggi, molto, molto bello, accompagnato anche dalla chitarra del maestro Rocco Rosignoli che ci ha cantato appunto e noi con lui abbiamo intonato i canti partigiani, quindi è stato particolarmente emozionante. Per tutte quelle facce scheletrite, combatteremo sulle barricate, biondo col biondo, fin dove possa giungere lo sguardo. Benvenuti al consueto appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, finalmente potreste ricevere delle soddisfazioni e questo vale sia per il lavoro che per l'amore. Sentimenti che premiano. Toro, non è detto che voi dobbiate fare sempre di più, l'importante è fare meglio e scoprire anche qualcosa di utile che c'è da fare in vista del futuro. Gemelli, il transito di Venere nel segno promette qualcosa di più. Questo è un periodo che in qualche modo segna un nuovo traguardo o una nuova partenza nella vostra vita. Cancro. Adesso con il Sole nel segno siete decisamente più attivi e rassicurati rispetto all'ultimo periodo. Peccato per questo Marte e Giove contrari. C'è un progetto che può essere in ritardo o qualcuno che vi ha promesso qualcosa e poi non l'ha mantenuto. Leone.
Agite, muovetevi e fate il vostro gioco. Questo è un cielo importante per tutti coloro che sentono questa bella energia e credono che le cose stiano cambiando. Vivete dei cambiamenti. Vergine, questa situazione astrologica inizia a essere un po' particolare per i sentimenti. Nessun problema per le coppie avviate da tempo. In questo momento complicato, però, potreste spiccare per ingegno e capacità. Risolvete un piccolo problema. Bilancia. Questo nuovo transito di Venere è attivo da ieri ed è certamente un'indicazione di forza in più, sia per la voglia di ritrovare un sentimento, sia per la voglia di ripartire con delle nuove amicizie. I problemi sono stati troppi negli ultimi mesi e adesso dovete cercare di fare pace anche con voi stessi. Scorpione. Andiamo verso una crescita importante. È tempo di ripensamenti, ma questa volta in positivo. Gli ultimi giorni con Venere contraria sono molto molto più sereni. Siate fiduciosi. Sagittario. Momento in cui c'è da rimboccarsi le maniche, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. È chiaro che ognuno ha il proprio cielo e la propria vita, ma adesso le cose vanno un po' meglio rispetto agli ultimi 2 anni e anche chi vorrà fare delle scelte lontano da casa sarà più facilitato. Capricorno. Questo cielo invita a fare delle scelte importanti in vista del futuro. Il Capricorno è lungimirante. Quando pensate ad un progetto da sviluppare, quasi mai ritenete di poterlo completare in poco tempo. I sentimenti sono protetti. Acquario. L'amore può tornare importante e a volte anche scoprire delle pieghe di un'amicizia o di un sentimento che sembrava limitato soltanto ad una semplice conoscenza. Decisivo. È un momento in cui potete riprendere gli spazi che avete perso. Pesci. Arriva un momento in cui sarà necessario fare delle verifiche. In amore bisogna capire con chi avete a che fare, perché anche se state con la persona giusta, nelle prossime giornate vorrete di più. Per questa settimana è tutto. Bianca Maria Riccardi per TG Parmense.